Ciao a tutti orchetti, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere il nuovissimo money glitch urgente per duplicare qualsiasi auto e qualsiasi veicolo personale dopo l'hotfix del money glitch che ho caricato ieri. Prima di cominciare vi invito a lasciare un bel pollice in su, a spolliciare questo video e iniziamo subito. Per fare questo money glitch dovete essere in una sessione solo a inviti. Questo money glitch funziona solamente su PS4 e Xbox One, su PC non funziona. Per eseguire questa money glitch, su PS4 dovete avere la mira normale, mentre su Xbox One la mira manuale. Ripeto, su PS4 la mira normale, mentre su Xbox One la mira manuale. Come requisiti dovete aver acquistato questo garage che si chiama Morena, qualcosa del genere, e questo garage dovrà essere pieno. Potete parcheggiarci all'interno qualsiasi auto e qualsiasi veicolo, in quanto non perderete nessun auto e nessun veicolo. Poi dovete avere un qualsiasi altro garage che sia vuoto o comunque sia che non sia pieno, in quanto per ogni auto e veicolo che duplicherete vi servirà un posto libero all'interno del garage. E all'interno del garage non pieno dovete parcheggiare l'auto o il veicolo che volete duplicare. Vi consiglio un auto lowrider modificata al massimo all'officina di Bennis, in quanto guadagnerete di più rispetto se venderete un'auto di lusso o veicoli militari, anche perché non tutte le auto di lusso e veicoli militari, quando li duplicherete, ve li farà poi vendere. E mi raccomando, l'auto o il veicolo che duplicate dovrà per forza avere la targa personalizzata, altrimenti il money glitch non funzionerà. Poi dovete avere il centro operativo mobile con all'interno il deposito dei veicoli personali, e il deposito dei veicoli personali dovrà essere vuoto, con nessun auto e nessun veicolo parcheggiato all'interno. Il centro operativo mobile dovrà essere posizionato distante dal cerchio azzurro del garage, perché se con il centro operativo mobile vi avvicinate al garage dove state eseguendo il money glitch, il cerchio azzurro del COM scomparirà. Poi il glitch non vi funzionerà, e come state vedendo nel video dovete separare il camion del centro operativo mobile dalla motrice. Una volta fatto ciò dovete aprire il telefono, dovete andare su contatti, dovete chiamare il meccanico, dovete selezionare il garage non pieno dove avete l'auto o il veicolo che volete duplicare e dovete farvi consegnare l'auto o il veicolo che volete duplicare, che vi ricordo dovrà per forza avere la targa personalizzata. A questo punto salite sull'auto o il veicolo che state duplicando e in retromarcia dovete posizionarvi in questo modo, in questo preciso punto, davanti al cerchio azzurro del garage dove starete eseguendo il money glitch. Facendo ciò dovrà comparire questa schermata nera con scritto garage pieno. Per lasciare il veicolo attuale nel garage devi trasferirne uno nell'altro garage. Poi non dovete premere nessun tasto, ma dovete rimanere fermi su questa schermata. A questo punto il vostro amico con il camion del centro operativo mobile dovrà schiantarsi contro di voi che starete sull'auto o veicolo che state duplicando e dovrà cercare di farvi posizionare con l'auto o veicolo che state duplicando vicino al cerchio azzurro del centro operativo mobile. E voi che duplicate l'auto, tramite l'audio del gioco dovete sentire il rumore delle campanelline, che sarebbe il rumore quando comparirà l'opzione in alto a sinistra premi freccia destra per depositare questo veicolo all'interno del centro operativo mobile. Il rumore delle campanelline che dovete sentire è questo. A questo punto voi dovete premere la freccia destra e appena la rampa del centro operativo mobile avrà sbattuto, lo sentirete tramite l'audio del gioco, dovete premere X su PS4 oppure A su Xbox One velocemente per confermare la schermata. Dovete essere molto precisi ad eseguire questo passaggio, dovete avere il giusto tempismo, altrimenti il money glitch non funzionerà. Fatto ciò, a questo punto, se il money glitch sta funzionando correttamente, potranno accadervi tre cose. O il personaggio rimarrà buggato all'interno del centro operativo mobile sopra l'auto o veicolo che state duplicando, e accadrà questo: voi dovete premere il triangolo oppure Y per salire sull'auto o veicolo che state duplicando, poi premere il tasto per accelerare per uscire dal centro operativo mobile. O vi farà spawnare all'interno del garage e vi chiederà se volete sostituire l'auto o il veicolo che state duplicando
con un auto o veicolo parcheggiato all'interno del garage, voi dovete premere cerchio e X su PS4 oppure B e A su Xbox One per annullare. Mi raccomando, non dovete sostituire nessun auto e nessun veicolo. Dopodiché dovete uscire dal garage, dovete entrare all'interno del COM. Se all'interno del COM ci sarà l'auto o veicolo che stavate duplicando, vuol dire che Money Glitch avrà funzionato correttamente. A quel punto dovete premere Y oppure triangolo per salire sull'auto o veicolo oramai duplicato, dovete premere il tasto per accelerare per uscire dal COM. Oppure, come ultima cosa, vi farà il caricamento con schermata nera che durerà all'infinito, come è successo in questo caso a me. Se vi farà il caricamento con schermata nera che durerà all'infinito, su Xbox One che avete la mira manuale dovete partecipare alla sessione di un vostro amico. Dopodiché dovete premere A per confermare la prima schermata, dove vi chiederà se volete cambiare sessione. Fatto ciò comparirà un'altra schermata dove vi dirà che la modalità di puntamento è diversa dalla vostra, eccetera eccetera eccetera. Voi dovete premere B per annullarla. Mi raccomando, dovete confermare la prima schermata e annullare la seconda schermata. A quel punto il personaggio sarà buggato sopra l'auto o veicolo che state duplicando all'interno del COM. Voi dovete premere il tasto Y per salire sull'auto o veicolo che oramai avete duplicato e dovete accelerare per uscire dal COM. Mentre su PS4, se ci sarà il caricamento con schermata nera che durerà all'infinito, dovete andare su attività recenti sotto all'applicazione di GTA. Dovete selezionare un'attività recente di un vostro amico che ha effettuato su GTA Online e nella schermata successiva dovete selezionare gioca a GTA Online. Fatto ciò comparirà questa schermata con scritto esci. Vuoi uscire da questa sessione? I progressi verranno salvati automaticamente. Voi dovete premere cerchio per annullare. Quando avete annullato questa schermata sarete buggati sopra l'auto o veicolo che state duplicando all'interno del COM. A questo punto dovete premere il tasto triangolo per salire sull'auto o veicolo che state duplicando, oramai duplicato, poi dovete accelerare per uscire dal COM e quando sarete usciti dal COM, se l'auto o il veicolo che avete oramai duplicato sarà frizzato, che quando accelerate l'auto o il veicolo non si muoverà, dovete aprire il menu interazione e dovete suicidarvi. Quando vi sarete suicidati, dovete salire sull'auto o veicolo che state duplicando, oramai duplicato. Poi dovete aprire il telefono, dovete andare su contatti, dovete chiamare il meccanico, poi dovete selezionare il garage non pieno e se nel garage ci sarà scritto il nome dell'auto o del veicolo che stavate duplicando, vuol dire che il money glitch avrà funzionato correttamente, che avete così duplicato l'auto o il veicolo personale. A questo punto dovete parcheggiare l'auto o il veicolo duplicato all'interno del garage non pieno dove avete la versione originale dell'auto o del veicolo che avete duplicato. A questo punto potete scegliere se vendere l'auto o il veicolo duplicato oppure se duplicare più auto e più veicoli e poi venderli tutti insieme di fila, in quanto in questo money glitch ci sarà il bypass, ovvero che si potranno vendere tutte le auto e tutti i veicoli duplicati di fila senza aspettare i 45 minuti. Volete duplicare un'altra auto o un altro veicolo, vi basterà salire sull'auto o veicolo che volete duplicare, dovete posizionare l'auto o il veicolo che state duplicando davanti al cerchio azzurro del garage così da avere la schermata nera con scritto garage pieno e continuare da lì. Un money glitch veramente molto semplice e veloce da fare, vi consiglio di farlo il prima possibile, prima che Rockstar lo patcha. Quando questo money glitch verrà patchato, nei commenti scriverò patchato e bloccherò il commento in alto in modo che il commento sarà visibile a tutti. Mi raccomando, bombardate questo video di like, spolliciate questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orcover è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella! Time.
Ciao.